Ama creare parole nuove in letteratura. C'è chi lo fa quasi per mestiere, chi l'ha fatto in modo molto efficace, si ricordano ancora, per esempio D'Annunzio era una persona che ha creato molti neologismi, molte parole nuove, non so, pennivendolo per esempio, per indicare un giornalista che scrive perché è pagato da qualcuno, insomma, per scrivere quelle cose, no? Perché deve riportare dei fatti o delle proprie opinioni. E diciamo, i neologismi d'autore possono in qualche modo essere una forma di esagerazione. Ci sono persone che indulgono a creare neologismi, però poi ci sono l'abuso più significativo in relazione ai neologismi è quello sicuramente dei paristi, cioè delle parole che vengono dalle lingue straniere. Lì noi periodicamente, noi italiani nella nostra storia abbiamo sofferto la presenza che qualcuno in certi periodi, per esempio alla fine del Settecento, nella seconda metà dell'Ottocento, ha giudicato eccessiva. In passato erano considerati eccessivi i francesismi, perché il francese era la lingua di cultura, era la lingua diffusa, era la lingua della moda, ed erano i francesismi che venivano attaccati. Oggi a essere, diciamo così, criticati per la loro invadenza sono le parole che vengono dall'inglese. Nessuno si lamenta del karaoke che è chiamato karaoke, nessuno si lamenta che chiamiamo kamikaze, perché sono pochissime le parole che vengono dal giapponese, mentre sono troppe le parole che vengono dall'inglese. Anche le parole che vengono dall'inglese hanno bisogno di adattarsi, perché i neologismi in qualche modo cambiano col tempo anche loro. Faccio solo due esempi. Nasce il telefono, bisogna trovare un modo per agganciare la comunicazione con l'interlocutore. Tutti quanti, o quasi tutti quanti, noi diciamo pronto? Beh, pronto non è una parola molto recente, è nata nel 1952. Prima si diceva pronti? Adesso nessuno più dice pronti. Io ricordo che mia madre diceva pronti, ma per prendere in giro l'interlocutore. Io pensavo che fosse uno scherzo che lei faceva, invece era un modo per prendere in giro, un modo antico di cominciare la conversazione telefonica. E per esempio altro problema dei neologismi e della loro ambientazione in italiano si osserva in un altro romanzo, che è l'ultima cosa che vi leggo, anzi questa ve la riassumo. Il romanzo è Buio oltre la siepe. Nel Buio oltre la siepe c'è un problema molto serio: un avvocato bianco che nell'America del Sud, diciamo negli Stati Uniti del Sud, difende un imputato nero. Oggi a noi hanno insegnato che per indicare una persona di colore con una parola neutra è opportuno dire nero, o usare altre perifrasi, è inopportuno dire negro, perché negro può essere considerato offensivo, anche a prescindere dalla nostra volontà. Bene, leggiamo Il buio oltre la siepe, pubblicato nel 1960, tradotto nel 1962, ancora oggi pubblicato dall'editore Feltrinelli, e troviamo una conversazione bellissima tra padre e figlia. Padre avvocato e figlia, la figlia dice: papà, ma tu stai difendendo un nero. E il padre dice: ma non dire nero, dici negro, nero è offensivo. E la figlia dice: ah, non lo sapevo. Dice: sì, usando la parola nero tu rischi di offendere la persona che difendo. E c'è questa bella conversazione. Perché? È un problema di traduzione, naturalmente. La traduttrice nel 1960 si comportava esattamente al contrario di come ci comportava.
per la traduttrice, la traduttrice doveva rendere in italiano due parole americane, una offensiva, nigga, e un'altra invece neutra, negro. E per fare questo si comportava in modo esattamente opposto a come ci comportiamo noi oggi. E lo faceva perché le convenzioni del 1960, nell'adattare queste parole nuove con significati fortemente significativi dal punto di vista della convivenza sociale, erano diverse da oggi.